E queste rose? Le ho comprate. Ho pensato di prenderle tutte quante a rosa, sai. Le ho prese così, apposta, come piacciono a te. Sono molto belle. Ti ringrazio. C'è anche un regalo. Per me? Sì, per te. L'ho comprato in Olanda. Ah, sì? Su, aprilo. Certamente. Ah! Com'è carino. Ti piace? Lo sai che adoro il nero. È molto bello. Sono sicuro che ti starà benissimo. Sarai anche più bella. Il che è difficile. Tu credi? Sì. Ho sposato la donna più bella del mondo. Eravamo così incoscienti. Tu avevi 18 anni e non sei cambiata. Mi sono sempre chiesto come fa Luisana ad avere la pelle così morbida, più morbida di quella di mia figlia. Sembra una pubblicità, ma me lo chiedo veramente. Ricordi la nostra luna di miele a Merida? Quando prendemmo la teleferica? No. Juan Miguel, basta. Tu non c'eri mai stata prima, ti ricordi? E ti abbracciasti a me, tremando dall'emozione. E mi stringevi forte. Allora io ero la tua sicurezza. Ti ho detto di no, Juan Miguel, per favore. Ma perché no? Luisana, ti prego, io voglio ricominciare. Voglio tornare a vivere con te. Proviamoci un'altra volta. Devi darmi un'altra opportunità. Ho avuto molto tempo per riflettere, Juan Miguel. Sì, è vero quello che hai detto. Eri la mia sicurezza. Mio marito. Il mio solo uomo, il mio compagno, eri tutto. Ma poi il sogno è finito. Tu sei cambiato. Un giorno dopo l'altro hai cominciato sempre più a dubitare, a spiare, ad accusare, a non avere più fiducia. Mi hai fatto promesse su promesse. Non ti farò più storie. Luisana, io ti amo. Sì. Eccoci qui. Quante opportunità ti ho già dato, Miguel. Ti giuro che d'ora in poi sarò diverso. Luisana, ti prego, lascia che ti dimostri che sono cambiato. Non mi credi? Non lo so. Dipende da te. Senti, ho preso una decisione per il bene di tutti e due. Io voglio il divorzio, Juan Miguel. Che lo amava, come hace mucho que no hace conmigo. Me mira hoy con pena porque... Ma... che stai dicendo, Luisana? Come sarebbe il divorzio? Non puoi fare una cosa simile. Invece posso farlo e come? Non riesco a capirti. Giuro, non riesco a capirti. Come non riesci a capire? Vorresti farmi credere che non sai che cos'è che mi ha spinto a prendere una decisione del genere. Ma stai scherzando, Juan Miguel? Non riesco a capire come tu ed io potremmo vivere così. Io per conto mio e tu per conto tuo. Con una figlia in mezzo a soffrire per colpa nostra.
Tu non puoi lasciarmi, mi appartieni, tu sei parte di me, sei mia. Ecco, vedi, ci risiamo, non è cambiato niente. Sei sempre uguale, possessivo. Tu sei mia, come se fossi un oggetto, una cosa da poter gestire, senza tener conto dei suoi sentimenti. Perché nella nostra relazione chi decide, chi agisce, chi risolve tutto sei tu. Il tuo errore è questo, sì, il tuo errore, perché sei tu a sbagliare. Ok, sì, sì, può anche essere vero quello che dici, ma divorziare, Luisana, mio Dio, no, no, non riesco a crederci, non puoi dire con questa semplicità, con tanta facilità, è finita e basta. Non stiamo più insieme, non ci sarà più nulla fra di noi, né sogni, né speranze. 6 anni, Luisana, 6 anni di matrimonio gettati al vento. Anni sprecati. Com'è semplice, vero? È semplice. Ma credi sia facile per me? No, mio caro, non lo è. Tutto questo ferisce anche me e mi fa male. Davvero ti fa male? E lo faresti lo stesso così, come se niente fosse, senza rimpianti? Senti, vieni qua, Luisana, dimmi che ti ricordi, che cosa abbiamo detto io e te quando ci siamo separati? Quando sono partito per quel corso, riflettiamoci bene. Analizziamo la cosa. Non è così? Sì o no? Ma non per poi divorziare. Lo abbiamo fatto per tentare di continuare. Io ho tentato 1000 volte di salvare il nostro matrimonio. Ma adesso basta, Juan Miguel. Adesso basta. È meglio per tutti e due, così non possiamo più andare avanti. È nostra figlia. Non sarò io a costringerla a vivere senza i genitori. Non sarò così crudele. No, non posso farlo. Non puoi chiedermelo. Non voglio. Non l'avrai vinta. Questa è casa mia e... E qui c'è mia figlia, c'è la mia famiglia e io non voglio. Tu non vuoi, eh? No, non l'accetterò. Non posso accettarlo. Tu non mi farai una cosa simile. Lo vuoi capire che è solo tu la colpa. Solo tu hai sbagliato, hai cercato di distruggermi, di soffocarmi. Negandomi il diritto di scegliere, di essere me stessa, di pensare, di vivere. Tu, Juan Miguel. E adesso di che cosa vuoi convincermi? Che tu sei la povera vittima, io una madre senza cuore? No, caro, non funziona più. No, no, ti conosco molto bene. Non voglio continuare a rovinarmi l'esistenza. Se tu hai deciso di divorziare, non è per colpa mia. Non sono io, Luisana, la causa. La tua nuova scelta, mia cara, ha un nome e cognome. Thomas Vidal. Tu sei talmente sconvolto. Non ti fermi neanche a riflettere. Scegli il motivo che ti fa più comodo, perché tu non vuoi prenderti le tue responsabilità, no? E allora scarichi tutte le tue colpe su di me. No, caro, non possiamo più andare avanti. Bisogna farla finita, Juan Miguel. Se è questo quello che pensi, stiamo solo perdendo il nostro tempo. No, non ne vale proprio la pena. Tu non ti muovi di qui. Tu non esci di qui. Non metterti a fare la commedia, Juan Miguel. Con te sarà sempre la stessa storia. Non c'è niente da fare. Con te non si può ragionare. Non abbiamo mai potuto parlare con calma, come marito e moglie. Discutere delle nostre cose. Fare dei progetti. Niente. Tra noi è finita, Juan Miguel. Stavolta faccio sul serio. È finita. È finita perché quel mascalzone di Thomas Vidal ti sta girando intorno. E tu lo hai sicuramente incoraggiato. Confessalo che in fondo non ti dispiace. Adesso basta, Juan Miguel. Perché devi parlare così? Perché ora devi mancarmi di rispetto? Deve essere per forza un altro la causa dei nostri problemi. Tu non ne hai di colpe. Responsabilizzati, affronta le conseguenze di quello che fai e di quello che dici. Ma tanto è tutto inutile, lo so. Io non voglio lasciarti. Io...
Io non posso lasciarti. No, non posso lasciarti. Non voglio. Tu sei mia moglie. Non ti concederò mai il divorzio. Tu sei mia moglie per sempre. Sei mia moglie, capisci? Non mi puoi abbandonare. Non devi mai lasciarmi, mai. Non puoi farmi questo. Io ho bisogno di te. Non puoi gettarmi via. Io ti amo, lo capisci? Non posso vivere senza di te. Non lasciarmi, ti scongiuro. Io ti amo, ti giuro. No. Ti prego, amore. Lasciami. Non puoi abbandonarmi. Ti prego, lasciami, lasciami. Non. Lasciami. Non puoi farlo, no. Luciana. Luisa. Per favore. Questo non ha senso. E ripetere la stessa scena per la centesima volta. Sono stancata, Juan Miguel. Vuoi sapere la verità? Tu mi hai stancato. Thomas Vidal. Thomas Vidal. No. No, no, aspetta, non fare così, non perdere la calma. Aspetta, aspetta, Juan Miguel, sta calmo, rifletti. Devi dimostrare a Luisana che sei davvero disposto a cambiare, a crescere. Calma, calma. Ho bisogno di rilassarmi. Devo avere la mente chiara. Sì, sì, è così. Sta tranquillo, Juan Miguel. Devi avere la mente scombra. Sta calmo. Ragiona, Juan Miguel. Separarti dalla tua mamma, questo no mai. Vieni qui. Oh, come ti sei conciata, ma perché? Voglio allora che... fammi dormire con te. Ho detto domani. Oh, piccolina mia, dai. Oh no, non metterti a piangere ora, eh? Ok, va bene, puoi dormire con me, d'accordo? Ma togliti questa qui, se no sai com'è, se tua sorella scopre che gliel'hai presa. Luisana, non dovevi essere fuori. Sì, sì, mamma, però... ti posso parlare? Adesso. No, è molto tardi. Adesso non posso, non posso. Ciao. Ciao, Flor. Mamma, io capisco, ma... Oh, con tua sorella. Ti prego, è una cosa molto importante. Flor è molto nervosa oggi, devo calmarla. Vuole addirittura dormire con me stanotte. Sto parlando con lei, lasciami in pace. Mamma... Domani, con tutta tranquillità. Sì, d'accordo. Capisco. Mamma, mi racconti una favola? Dai, dai, raccontami una favola. Vieni, vieni. Sì, tesoro. Sì. Vediamo un po'. Dunque. Anche alla bambola. Sì, allora mettila così, ecco. Bene. Allora c'era una volta una bella bambola piena di lentiggini. Bene, c'era una volta una bambolina che era molto intelligente. Sì. Ed era anche... era anche alla capace bambola. Di parlare. E i capelli? I capelli erano belli e scuri come i tuoi. Le scendevano sulle spalle e tutti l'amavano per la sua... Ah, la
la mia bella figlioletta è tornata a casa. Quanto le voglio bene. Non ci vediamo da stamattina. Dio sei appena benedica. Arrivato? No. È già da un po', ma esco di nuovo a fare un giro. Perché non ci prendiamo un caffè insieme, ti va? Perché no? Bene. Vieni. Ah, senti, poi sono riuscito a parlare con quello dell'analcolico. È un contratino coi fiocchi, mamma mia, me lo sono proprio, come si dice, cucinato a puntino. Ah, senti, com'è andato lo spot che avete girato sulla spiaggia? Bene, bene. Domani lo visioniamo, così mi darai la tua opinione. No, non ce n'è bisogno. Sarà fantastico, ci scommetto, come tutte le cose che fai. Sei mia figlia, no? Tale padre e tale figlia. Ma ci sono anche gli altri. Nella pubblicità si lavora in gruppo, è una squadra piena di slancio, di creatività. Comunque... Che cosa c'è? Io ti conosco, che ti succede? Papà, Juan Miguel è tornato. Ah. Abbiamo parlato. Ah sì? Un bel mascalzone, lo è sempre stato. Era meglio se arrestava dov'era. Ora comincerà di nuovo a tormentarti con la sua gelosia. Papà. Oh, su, tesoro, non fare così. Papà. Quello non vede l'ora di divorziare e te l'ho appena detto anche in faccia. All'età tua non ci avrei pensato su due volte a togliermela di torno. Papà, ti prego, smettila. Ma dico io, insomma, di donne ce ne sono quante ne vuoi. Lei vuole andarsene? Beh, ciao, arrivederci, addio. Ed è fatta. Chi si è visto, e tu sei a posto. A posto? Come la fai facile, tu? E che altro dovrei fare? Dirti di metterti a pregare una donna del genere? Non è una donna qualsiasi. Luisana è mia moglie, la mia donna. La madre di mia figlia. Sì, sono tutte belle parole. E allora? Eccoti lì, guarda in che stato ti ha ridotto. Sei uno straccio, non hai più neanche la forza di reagire. Ora basta, papà, non ho chiesto la tua opinione. Ma no? No. Io penso di sì. Beh, mi hai capito male, mi dispiace. Ti ho solo raccontato cos'è successo. Ti prego, non ti mischiare, non sono affari che ti riguardano. No, certo. Qui ci si prende in giro di mio figlio e io dovrei stare in un angolo senza dire una parola. Nessuno si prende gioco di me. E tu lo sai molto bene. E sai anche che so reagire. È proprio questo che voglio. Che tu reagisca. Che tu sia te stesso. Dimostra agli altri che uomo sei. Francamente, mi stupisce molto vederti ridotto così. Tu, che dovresti ricordarmi come mi sono battuto per avere tua madre. Papà, per favore. Per favore. Mi addolora doverti abbandonare in questa situazione, te lo giuro. Ma veditela da solo. So quello che voglio, papà. E so anche come sistemare i miei guai. È quello che spero, anche se mi sembra piuttosto difficile. Tu lo sai bene come la penso io, come te. Sì, tutte e due la pensiamo allo stesso modo. Riguardo a quel tipo di donne così piene di sé, così indipendenti. Stai attento, se per caso abbassi un po' la guardia, ti trasformano in un burattino. Un burattino senza fili. Ecco com'è andata, papà. Io non ce la faccio più. Ogni volta è peggio. Io vorrei soltanto sapere una cosa. Chi si crede di essere quell'imbecille? Pensa di poter fare quello che vuole? Senti, ascoltami. L'amico, il tuo Juan Miguel, si sbaglia di grosso. Ci penso io a difendere mia figlia. Per un momento ho creduto, che fosse cambiato. Che avesse capito. Figurati, ma come vuoi che cambi quello? Ma scherzi, è identico al padre. Sono fatti della stessa pasta. Perché quel vecchio, il buon Edmondo, è un vecchio reazionario prepotente. È anche taccagno, sì, è peggio di un ebreo. Ha le toppe qui ai gomiti, è peggio di un ebreo. Papà, perché deve sempre andare tutto storto? Questo di tuo marito è un caso, sì. Ed è un uomo che vive ancora nelle caverne. Ma guarda la differenza fra me. Sono un uomo moderno. Io voglio che la donna difenda i suoi diritti, la sua libertà. Voglio che impari, che giri per il mondo, che faccia quello che desidera. Su. Niente lacrime, niente lacrime, capito? Nemmeno una. Non vale la pena, sai. Quel mascalzone di tuo marito non merita che tu soffra tanto per lui. Non voglio vederti così abbattuta e impaurita. Tuo padre è qui, pronto a difenderti. Lo so, papà, lo so bene. Ah,
Mi raccomando, se viene ancora a romperti le scatole, dimmelo che ci penso io a sistemarlo. C'è un altro problema. Tua sorella deve essere ricoverata. Non c'è altra soluzione. Ho già tutto deciso e non permetterò a tua madre di opporsi. Noi non abbiamo alcun diritto di impedirle di diventare una persona normale. Se ha delle probabilità, noi dobbiamo aiutarla, mi capisci? Certo. Sì, è così, hai ragione. Ecco. Ricoverarla. Mamma ne morirà. Oh no. Vedrai che prima o poi si rassegnerà. Bene, poi ne riparliamo, adesso devo uscire. Certo, papà. Mi dispiace, ma ne ho proprio bisogno, sto male, ho bisogno di distrarmi, di prendere aria. Beh, insomma... Senti, papà, Vittoria vuole che tu domani vada da lei. Mm-hmm. Abbiamo una riunione nel suo ufficio alle 10 per preparare la campagna. Ah, sì. Io sono d'accordo, ma a una condizione. Che il consiglio si presenti con i soldi in mano. Perché le buone idee costano e voi di buone idee ne avete molte. Con tanti, è questo che voglio vedere. Sì. E senza tante storie. Non ti preoccupare. Neppure a Vittoria che verrò all'appuntamento. Vabbè. E che l'aiuterò. D'accordo. Ciao. Ciao. Torno presto. E non farmi più vedere queste lacrime. Ciao. Ciao, papà.